è un vero e proprio manuale che, oltre a fornire informazioni e consigli utili, suggerisce all'esercente di un'attività commerciale una serie di comportamenti da tenere, sia sul fronte della prevenzione dei furti, sia in caso se ne sia subito uno. È il vademecum per la sicurezza delle attività commerciali presentato questa mattina in prefettura a Pesaro, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e della sicurezza e le associazioni di categoria, come espressione finale di un percorso iniziato il 7 di gennaio. Sono una serie di suggerimenti utili per consentire sia di prevenire la commissione del reato che per permettere alle forze di polizia, una volta che purtroppo il reato è stato commesso, di giungere all'individuazione degli autori del reato stesso. Sono suggerimenti pratici, consigli pratici, che però a volte vengono non sempre considerati nella loro giusta valenza e a cui il commerciante può anche non pensare. Vanno dall'allestimento della vetrina, alla dislocazione del bancone, al materiale di cui deve essere costituito il pianale del bancone, alla posizione delle telecamere nel caso della videosorveglianza, alla segnalazione alle forze di polizia, e questo è molto importante, di qualsiasi evento, circostanza, presenza che possa destare sospetto di una prossima perpetrazione di un'azione criminosa. Ecco, chi subisce un reato non ha l'occhio clinico dell'agente di polizia, del tutore dell'ordine. Questo serve anche per, come dire, far sì che si diano informazioni utili. Esatto, è proprio questo, cioè la professionalità delle forze di polizia a servizio del commerciante, come il commerciante deve essere a servizio delle attività delle forze di polizia. Questo tipo di iniziative, come il manuale odierno, ma questo manuale, voi sapete, trae origine da un protocollo d'intesa stipulato a gennaio con Concommercio e Confesercenti, ce ne saranno quindi anche altri in materie diverse, servono proprio a rafforzare anche il rapporto tra i cittadini, in questo caso gli esercizi commerci, esercenti, le attività commerciali, con le forze dell'ordine. Un percorso condiviso, quindi, quello che ha portato a stilare questo documento, che è stato fortemente voluto dagli operatori commerciali e accolto favorevolmente nei suoi contenuti. Si tratta di lavorare insieme per in qualche modo contenere il più possibile il clima dell'illegalità. Io stamattina ho detto anche al prefetto che siamo prossimi alla stagione estiva. Quindi questo è uno dei tanti passaggi che dobbiamo fare anche per cercare di contenere quella che sarà, con l'inizio della stagione estiva, l'incremento dell'abusivismo commerciale, della vendita di prodotti contraffatti. Tutti fenomeni che, se lavoriamo insieme e ci impegniamo insieme, possiamo riuscire a contrastare. Si diceva prima, sarà difficile che aumentino per esempio il numero delle forze dell'ordine. No, sappiamo bene, ci sono limiti finanziari ed economici che li impediranno, ma se tutti noi facciamo qualcosina di più, integriamo al meglio il lavoro delle forze dell'ordine, responsabilizziamo e formiamo anche gli operatori commerciali, penso che, ma anche i cittadini stessi, penso che possiamo riuscire a fare un passo in più verso un clima sociale più tranquillo.